Buonasera ragazze, vlog serale. Capirete dalla mia faccia il motivo della mia assenza. Disastro totale, sono stata malissimo. E sì, vi parlo mentre lavo i piatti perché mi devo spicciare anche a lavare i piatti. E, insomma, sono state 2 giornate veramente disastrose. Prima mi è presa la tosse una settimana fa, quindi non. Sì, avevo fatto dei vlog, ma neanche più di tanto, proprio perché avevo sempre questa tosse. Adesso mi è preso una sorta di influenza intestinale, proprio per chiudere in bellezza, e praticamente ce la siamo presa tutti, cioè ce la siamo passata uno con l'altro, quindi vabbè. Io sono quella che l'ha avuta peggio di tutti, proprio con la febbre alta, infatti ancora oggi ho febbre. Insomma, una pacchia veramente, proprio sono felicissima, potrete immaginare. E niente, quindi è così. Tra l'altro ho anche finito il sapone per i piatti, dobbiamo anche fare la spesa, ma se continuiamo così non riusciamo neanche più a uscire, non stiamo facendo nulla. E vabbè. Ragazze, come state? Allora, ormai siamo veramente agli sgoccioli, tra 2 giorni è Natale, perché domani è il 24, domani è la vigilia di Natale, e noi ovviamente non abbiamo neanche più aperto il calendario dell'Avvento perché appunto col fatto dell'influenza intestinale cioccolato bandito per il momento, quindi per ora facciamo i bravi così almeno. Evitando altre infiammazioni allo stomaco e intestino, magari per Natale riusciamo a sbizzarrirci un pochino di più, vedremo. E manca veramente pochissimo. Questo sarà un vlog principalmente chiacchiericcio perché, come vi ho detto, stando male, sono a casa da sola, malata, cioè con i bimbi ovviamente. Non posso fare granché di più, però insomma, avevo piacere di mantenere, diciamo, la mia promessa di vloggare, solo che quest'anno è andata così, diciamo che la salute non è stata proprio al top. E niente, manca pochissimo. Sono curiosa di sapere voi cosa farete, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti cosa farete il 24, ovvero domani. Io cercherò di mettervi online questo vlog o stasera o domani mattina già per il 24. Quindi fatemi sapere che cosa farete anche a Natale, sono curiosissima di sapere cosa farete di bello. E io penso che comunque vloggerò anche il 25 perché insomma mi fa piacere avere un ricordo di questo primo Natale di Alessandra. Questo sarà sicuramente il Natale più speciale perché c'è anche lei, perché la nostra famiglia ora è completa, quindi per me questo è il Natale più speciale. E insomma sono felice, non vedo l'ora che sia il 25 di godermi la mattina di Natale, la magia, voglio proprio assaporarmi la magia di questo Natale. E che altro? Sto pensando anche a tanti buoni propositi per il 2020, magari poi vi farò un video dopo Natale in cui parleremo appunto dei buoni propositi, delle idee che ho in mente per il nuovo anno, insomma, chiacchiereremo sicuramente anche poi dopo Natale. Farò un vlog probabilmente anche domani che è il 24 e poi appunto dopo vi voglio far vedere un pacchetto che il corriere mi ha consegnato stamattina, grazie a Dio stamattina, perché c'era Riccardo a casa e visto che io ho la febbre non me la sentivo proprio di scendere dal corriere a ritirare. Praticamente sapete il trio di cui vi ho sempre parlato, siamo riusciti a darlo via recuperando qualcosina appunto. E ovviamente dandolo via ho dato via anche la borsa dove tenevo tutte le cosine per il cambio della bimba, tutto quello che mi serve, tutto ciò che concerne il cambio e queste cose qua, le varie necessità. E quindi avendo dato via la borsa, ne ho acquistata una nuova, mi sono fatta
il regalo di Natale, ci siamo fatti il regalo di Natale e quindi ne ho presa un'altra bellissima che mi piaceva tantissimo su Amazon Prime. E dopo ve la mostro, nel senso che la apriremo insieme, magari la potremo anche riempire insieme così da capire come è fatta, come mi trovo e tutto, magari vi posso insomma dare un'idea, no? Per chi di voi magari è in dolce attesa o chi di voi ha già il passeggino e cerca una borsa per il cambio, insomma non è una collaborazione, è un acquisto che ho fatto e l'ho pagata neanche tanto. Poi in realtà me ne piaceva una che ho visto da Universo Bimbo, veramente bella, che non so se conoscete quella linea lì, non mi ricordo la marca, però assomiglia molto come linea e come design della borsa a Leo Bag, quindi praticamente tipo rigida fuori, gommata e col tessuto all'interno. E avrei voluto quella, vi dico la verità, perché c'era anche un colore borgogna che mi piaceva tantissimo, molto molto bella, però costava veramente troppo, una ladrata, cioè veramente carissima, e non aveva neanche tante tasche all'interno, neanche tante funzionalità che poi questa che ho pagato la metà ha. E quella lì costava sui 40-44 euro, veramente troppo per i miei gusti per una borsa di quel tipo. Però era veramente bella, ma non mi ricordo la marca, purtroppo non riesco a ricordare. E niente, quindi ho preso questa qui su Amazon, sono molto contenta perché mi piace tantissimo, sia come estetica, sia come... mi sono lavata. Fatemi sapere nei commenti se succede anche a voi. Io puntualmente o mi lavo il pigiama sul lato pancia, o mi faccio le ondate d'acqua con i mestoli, i cucchiai, faccio sempre qualche casino quando lavo i piatti, vabbè, sono una pasticciona. E niente, comunque sono contenta proprio per la funzionalità di questa borsa, che ha anche la tasca termica, mi pare, insomma tante cosine, quindi dopo la apriremo insieme. Aprirò il primo regalo di Natale, praticamente, l'autoregalo. E niente, adesso finisco di lavare qua i piatti e poi vado di là e prendo il sacchettone di Amazon, così lo apriamo insieme, sperando di non svegliare la piccola Ale, perché poverina fa la nanna. E invece, se vi state chiedendo cosa fa Federico sta riordinando la sua cameretta, sta facendo spazio ai nuovi giochi che forse Babbo Natale gli porterà, perché ha una cesta che non vi dico. Infatti vorrei prendere all'IKEA quei cassettoni portagiocattoli, anche perché poi ci dovremmo organizzare per quando Alessandra è un po' più grande, per organizzare sia i giochini di Fede da bimbo grande, sia i suoi un po' da più bimba piccolina, no? E quindi vorrei prendere due portagiochi, quelli fatti a cassettone. Comunque vedremo, poi prima o poi li prenderemo. E per il momento lui sta riordinando questa cesta dei giochi, perché altrimenti Babbo Natale, se vede tutto quel casino, non gli porta un bel ciuffolo di niente, e quindi si sta dando da fare e nient'altro. Quindi direi che vi lascio, perché so neanche se mi sentite col rumore dell'acqua e dei piatti, e ci vediamo tra poco. Allora, ecco qua il pacco Amazon Prime di cui vi parlavo, la borsa per il passeggino, quello che ho ricevuto per il battesimo, quello di Minnie, e adesso tanto non ce la farò mai con una mano, quindi vado ad aprirlo e insomma la vediamo insieme.
Allora, la borsa era molto ben confezionata ed era in questo, in questa, diciamo, pochette, come la possiamo, in questa sacca di tessuto col marchio appunto della borsa che è Ruvalino. E qua c'è il sito se volete, non so, curiosare, io l'ho trovata però su Amazon. E la borsa è qua. Adesso vado a darle un attimo una forma, la apro un attimo e la sistemo perché ovviamente è tutta schiacciata dalla confezione. Ci sono tantissimo questi pony, questi cavallini dorati, cioè non lo so, mi sa che mi tengo questo cartoncino, mi piace un sacco. E vabbè, niente, adesso vado ad aprirla un po'. Allora, ragazzi, sono rimasta veramente contentissima di questa borsa e della mia scelta. Allora, questa tasca qua davanti, appunto, ha il gancetto anche per metterci cose, magari da, non so, cose della mamma, diciamo, quindi documenti, cose, un mini astuccio portamonete, insomma, qualcosa che si lega. E poi, vabbè, anche una mini taschina qui. E basta, quindi questa è proprio una taschina, diciamo, per le cose della mamma. Poi qua a lato anche un porta, boh, un porta tutto, un ombrello, una bottiglia, insomma, quello che si vuole, e un thermos, qualsiasi cosa. Poi invece dentro sono rimasta sorpresa perché, vabbè, c'era il fasciatoio, questo lo sapevo. Questo qua praticamente è, metti a fuoco, con anche qua il marchio. Ed è proprio un semplicissimo fasciatoio così in giro, insomma, il bimbo, la bimba si appoggia qui. Poi sono rimasta proprio sorpresa da questo pensierino che hanno messo dentro con scritto thank you, e dentro c'è una sorta di present for you, cioè un pensiero per te, ed è una specie di bavetta per bimbi, tra l'altro morbidissima, cioè non me l'aspettavo proprio, ve l'ho fatta vedere prima, ma ve la faccio rivedere volentieri. Fatta così con tutte queste coroncine, veramente bella. E poi ovviamente la super tracolla che adesso già attaccherò, così la vado ad appendere poi già al passeggino e la riempirò, insomma. Quindi niente, magari potrei domani farvi un video su come preparo la mia nuova borsa per il passeggino, quindi in caso fatemi sapere se vi fa piacere oppure ve lo chiedo su Instagram che è forse è più immediato. E basta, poi vabbè, alla chiusura. Ecco, una cosa anche che mi è piaciuta tanto è che qua ha due porta biberon con questo involucro qua, vedete, termico, che lo mantiene caldo più a lungo, quindi fantastico, soprattutto d'inverno. E poi vabbè, qua, scusate, qua ha altre tasche, quindi veramente veramente fantastica, mi è proprio piaciuta, quindi sono molto soddisfatta. E poi questo qui si può anche chiudere proprio per bloccare il tutto, quindi si chiude col bottone, proprio così. E niente, questa è la borsa che ho scelto per il passeggino. Spero piaccia anche a voi, fatemi sapere. Tata e Carota pronte per la pappina di Alessandra. Le farò appunto la pappina fatta così perché anche lei non è proprio in forma. Scusate il telefono. E poi invece io e Federico ci facciamo, dove li ho messi? I miei raviolini preferiti. Ta-da! Quanto li amo! E ci facciamo questi qua alla zucca che veramente adoro. E ce li assaporiamo belli caldi. Christmas is here.